cosa ci faccio di nuovo qui in video? Beh, intanto per ricordarvi l'appuntamento di domani dove staremo insieme, parleremo ancora di musica, parleremo di vinili perché so che vi piacciono tanto, ma parleremo anche di copertine di vinili, sì, non le classiche copertine, cioè quelle che hanno fatto la storia. In realtà domani volevo parlarvi di alcune copertine che sono state disegnate da fumettisti famosi e meno famosi, perché cercando insomma delle notizie, delle informazioni su dei fumetti, ho scoperto che alcuni di loro, alcuni disegnatori, avevano realizzato anche delle copertine dei vinili di cantautori italiani e stranieri. E così sono andata alla ricerca nell'archivio e ho iniziato a trovarne qualcuno perché insomma ci metto un bel po'. Ho trovato sicuramente questo di Miguel Bosé, Milano Madrid, tra l'altro un album bellissimo, ma è una copertina che già si riconosce da chi può essere stata realizzata, ovvero da Andy Warhol. E sì, vedete, c'è anche qua praticamente la sua firma. Poi sono andata invece nel cantautorato italiano e ho trovato questi due album di Roberto Vecchioni, ovvero Hollywood e questo qua Montecristo, che tra l'altro è un doppio, quindi anzi, potete vedere, ve lo apro tutto, praticamente tutto quello che è questo bellissimo album che è stato realizzato da Andrea Pazienza, tra l'altro un fumettista che non c'è più. Allora pensavo di raccontare anche un po' questi artisti che hanno così messo a disposizione la loro opera, la loro arte per disegnare anche dei vinili, copertine di vinili, quindi arte e musica, fumetto e musica. E poi mentre cercavo alcuni dischi, ho trovato questo molto molto particolare che è sempre di Roberto Vecchioni, ma praticamente la copertina è il gioco dell'oca, dove insomma all'inizio davanti e anche all'interno c'è scritto praticamente cosa devi fare, cioè come devi utilizzare. E allora ve lo leggo perché dice: con un solo dado bisogna tirare, ma i sattori e conte li devi evitare, perché salti un turno, finisci in prigione, perciò vada bene di fare attenzione. Dal 16 guarda d'avere pazienza, si torna da capo, si va alla partenza, ma peggio se capiti sul 25, stai fermo purtroppo 3 turni. Comunque, il 20 e il 31 ti fa raddoppiare, scusate, è talmente vecchio che non riesco a leggere. Si cali sul 10, puoi ancora tirare, così sul 34 e sul 19, correndo a occuparne caselle più nuove. Bisogna arrivare sul 42, non uno di più, non 4, non 2. Se superi il limite e corri più avanti, rifai marcia indietro i punti restanti. Bello, bello, mi piace. Quindi magari domani giochiamo anche un po' al gioco dell'oca. In questo album, tra l'altro, c'era la bellissima canzone Pagando si intende, canzone degli effetti sbagliati, e poi a me piaceva anche molto Velázquez, quindi si parlava anche di viaggi, quindi è perfetto. Per cui vi aspetto domani con la musica, con i vinili, con i fumetti, insomma, ci mettiamo dentro di tutto e di più, come sempre alle 9:30. Ciao!